Walter Malosti, buongiorno. Giornale a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. E benvenuto davvero qui per raccontarci dal suo punto di vista teatrale, ma non solo, la figura del nuovo premio Nobel della letteratura, Jung Fosse. Titola bene oggi il Corriere della Sera, La voce dell'indicibile. Tra l'altro nelle due pagine dedicate c'è un articolo molto toccante di Franco Cordelli per quanto riguarda la parte teatrale. Walter Malosti, attore, regista, e qui insieme con noi, seppure nella brevità di questa conversazione, per farci entrare nel respiro della parola di Jung Fosse. Anzitutto, Walter Malosti, lei come ha conosciuto l'opera teatrale di Fosse? Diciamo che quando ho iniziato io a frequentare l'opera letteraria di Fosse non esistevano sostanzialmente traduzioni italiane, quindi era tutto un mondo sconosciuto. Circolavano da degli agenti, insomma, illuminati alcuni testi, si potevano leggere in francese, ovviamente, dove sono un pochino più avanti di noi, di solito per quanto riguarda la letteratura contemporanea, in generale il teatro soprattutto. Per quello che riguarda i testi, ovviamente. Ma insomma, diciamo, poi in realtà io avrei dovuto mettere in scena Sogno d'autunno, poi diciamo, circostanze varie, insomma, ci hanno condotto invece a mettere in scena Inverno, e lì ho iniziato un lavoro che faccio sempre con tutti gli autori di questo tipo, di questa grandezza, e per spiegare un po' anche agli ascoltatori e ascoltatrici la grandezza di Fosse. Io lo imparento assolutamente ai grandi autori, che per me hanno tutti, oltre a un contenuto naturalmente molto spesso molto interessante, no? Una lingua che è anche una musica, quindi gran parte dei testi di Fosse sono sostanzialmente delle opere musicali, soprattutto quelle di teatro. Che hanno appunto, come ho lavorato molto su Shakespeare, insomma, ovviamente Shakespeare, lo diceva anche Peter Brook, tradotto perde il 50%, ma quello che noi possiamo riuscire a fare, e così abbiamo tentato di fare con Jon Fosse, è di recuperare un po' di quella musica, di quella lingua, di quel ritmo, perché è lì che sta gran parte del segreto. D'altra parte Jon Fosse ha iniziato come jazzista. È sempre stato molto appassionato di musica, quindi tutto questo poi è passato per un certo periodo al rock. Se qualcuno è curioso, lo può sentire anche su Spotify leggere delle sue opere con un jazzista appunto norvegese. E quindi è cominciata da lì la mia fascinazione, che è diventata sempre più grande. E poi purtroppo dopo Inverno non sono più riuscito a mettere in scena altri testi, ma sostanzialmente diciamo il grande segreto è questo, cioè nasce da una linea forse perdente della letteratura che è quella appunto che non è interessata soltanto al contenuto. Io penso ai grandi italiani, no? Gadda, Testori, che hanno oltre a diciamo appunto un contenuto molto forte anche una lingua che suona, come d'altra parte il nostro grande Dante Alighieri, no? Quando lavoro spesso con i ragazzi su questo grandissimo autore, io dico sempre come scartare una caramella, no? Cioè uno scarta e poi improvvisamente la stessa cosa accade con Fosse, quando si trova il ritmo. E lavorai all'epoca con una traduttrice bravissima che si chiama Graziella Perin, e andammo poi, scrivemmo a Fosse, gli parlammo. Abbiamo cercato di trovare oltre al contenuto, al senso, che d'altra parte nel teatro è, diciamo, forse un autore molto laconico, quindi fa anche diciamo, un po' di impressione, perché in realtà i testi teatrali sono veramente misteriosi, non, ci conducono per strade che ci obbligano a avere una questione personale, a riuscire a metterci noi dentro sostanzialmente qualcosa, perché sennò non funziona. E la stessa cosa poi dopo, ovviamente poi con calma sono riuscito a entrare nella sua letteratura, grazie anche a delle belle traduzioni che poi pian piano sono arrivate, in particolare un altro testo meraviglioso che consiglio alle ascoltatrici e agli ascoltatori è Melancolia, che era apparso qualche tempo fa per la casa editrice Fandango, la storia di un pittore che è diventato matto e che in queste pagine ovviamente rivive
gli istanti prima di suicidarsi, ma non c'è niente di terribile, di straziante. È la vita che brilla sostanzialmente nelle opere di Jon Fosse. Possono sembrare tristi, ma invece, insomma, poi avendolo conosciuto, diciamo, Ma ci Fosse è un po' racconta, le. Walter Malossi, ci racconta di quando l'ha conosciuto. Che impressione ha fatto Jon Fosse? Ma l'ho conosciuto in Norvegia, peraltro non stavo facendo qualcosa di legato al suo. Insomma, più o meno la mia età, è un ragazzo, ormai non più tanto ragazzo, che beve molto, molto divertente, nonostante quello che possa apparire, ma questo volevo dire, è molto riservato nello stesso tempo, quindi sono due, molto timido. Le due cose vanno di pari passo, e quindi quando poi appunto la scrittrice e gli scrittori leggeranno le sue opere, quelle di teatro sono meravigliose, appunto, io, secondo me la più bella è Questo sogno d'autunno, ma ce ne sono molte altre significative che ora in Italia si cominciano a trovare cercando un pochino. E poi i romanzi, se i romanzi sono romanzi fluviali, quest'ultimo che è in uscita per La nave di Teseo, di cui è uscita già, diciamo, una parte qualche tempo fa. Si chiama la settologia, diciamo, dopo le prime pagine che ti lasciano un pochino sgomento, ti conquistano appunto per questa musicalità che si coniuga con il senso, con qualcosa di molto profondo che ci riguarda da vicino. Ecco, se vogliamo poi, diciamo, dire una cosa particolare che riguarda Fosse, è la ricerca dell'umano. Ecco, che in questo momento così disumano che stiamo vivendo, diciamo, è molto, molto nutriente, è molto, molto importante ritornare a questo tipo di autori, che sono complicati, ma insomma, faccio sempre gli esempi stupidi, ma qualche tempo fa ho fatto un lavoro insieme a Massimo Recalcati su Pasolini e Don Milani, no? A un certo punto in una conferenza Pasolini parla ai ragazzi di Barbiana e questi ragazzi di Barbiana dicono: vabbè, Gide, vabbè, che brutte le traduzioni di Monti, dell'Iliade, no? E di Caro. E lui dice: beh, non sono brutte, sono belle, ma in un modo complicato. Ecco, noi non siamo più capaci, forse in quest'epoca così un po' superficiale, di cogliere la bellezza nelle cose anche complicate. Cosa che invece, diciamo, quando poi questi testi, queste opere vengono messe a teatro, non accade, perché il pubblico non è cretino. Si fa prendere alla pancia e alla testa da queste opere che sono meravigliose. Opere belle ma complicate, perché complicate su diversi registri, perché la complicazione forse massima, Walter Malossi, è proprio quello che di entrare in questa voragine umana dove ci fa entrare per l'appunto questo autore, e nei suoi libri, tra l'altro, mi ha fatto piacere aver ricordato Melancolia o Melancolia, non so quale sia la pronuncia esatta, perché tra ieri e oggi ho trovato veramente, questo lo dico senza alcun spirito di polemica o critica, ma siamo un po' debitori nei confronti di Fandango, perché giustamente si è raccontato dei libri pubblicati della nave di Teseo, ma questo libro è un libro veramente, veramente molto importante se si vuole entrare nel respiro della parola e della sintassi anche questa complessa, no? Del mettere insieme le Certo. parole, ma prima di chiudere, ma per mettere insieme le parole, dal punto di vista del romanzo è un conto, però dal punto di vista invece del teatro, avendo realizzato Inverno, tra l'altro ha vinto anche il premio UBU, se non ricordo male, no? Di alcuni anni fa, quanti anni ha Inverno questa rappresentazione? Vent'anni, 20 proprio anni. tra pochi mesi. E quindi festeggiamo i 20 anni nell'anno del premio Nobel dell'autore. Ecco, la storia di queste due persone, a proposito di voragine dell'uomo, la voragine dell'anima, quest'uomo e questa donna che in verità in scena, se io ricordo bene, non è che facessero molto, però era quel poco su cui Fosse ha voluto indagare ogni gesto, ogni sguardo, e quindi poi tutto questo faceva scaturire la parola. Sì, e beh, diciamo, il segreto poi di Fosse, che poi il segreto del teatro, è la relazione, cioè ci obbliga ad avere una relazione. Questo autore così laconico, misterioso, no? Ci obbliga invece ad avere una relazione che è quello che, insomma, anche quando io faccio teatro, ma quello che faccio anche come direttore di Emilia Romagna Teatro,
insomma, è importante che gli spettacoli che mettiamo in scena abbiano una relazione con gli altri, no? Cioè, possiamo, è un tipo di arte, il teatro, che obbliga a parlare da persona a persona, e forse ci riesce. Tra l'altro, forse l'ultima cosa che volevo aggiungere, insomma, che appare un tema che appare in molte delle sue opere, è questo tema dei morti. Molto spesso nelle opere di Fosse i vivi parlano con i morti, ma per tre quarti del testo non capisci chi è morto e chi è vivo, che è molto interessante per chi ha avuto, insomma, mia madre è morta l'anno scorso, quindi insomma, questo effetto distopico capita anche purtroppo nella vita, quando qualcuno è sulla soglia di quell'accadimento. Forse sembra che scriva sempre con quel tipo di forza, di energia, appunto, che si ha forse quando si sta per attraversare una soglia, che forse, insomma, questa percezione lui ci invita a averla anche con i sensi più spalancati possibili anche nella vita di tutti i giorni attraverso la relazione. E penso proprio che la parola soglia sia una parola importante, no? Per entrare in un qualsiasi testo, ma soprattutto per entrare nella complessità della narrazione di Ion Fosse, perché la soglia, come diceva Yves Bonvoisin, è un rischio, c'è un'insidia della soglia, ma lì devi arrivare, e lì devi arrivare e poi tutto forse si compie. Prima di salutarci, Walter Malosti, su quale lavoro dedica questi giorni? Beh, stiamo lavorando su Antonio e Cleopatra, che è un altro bel rompicapo, e anche lì la vita, la morte, insomma, sono temi molto presenti. C'è la filosofia, c'è Giordano Bruno, c'è la grandissima poesia. Io credo che le persone abbiano bisogno della grande poesia. Quindi si trova in Shakespeare, ma si trova anche in un Fosse, sicuramente. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato e buon lavoro col teatro. Grazie.